sul canale 221 del digitale terrestre, Smart TV, oppure sulla televisione proprio normale, si vede però, sì, si vede però in Lombardia. Aspetta che porto il microfono così. Si vede in Lombardia sul canale 80. Allora, informazione di servizio. Intanto grazie a tutti, un bel bacione. Lombardia TV è sul canale 80 del digitale terrestre. Poi abbiamo il 221, 221 nazionale con la Smart TV bene collegata. Poi abbiamo il sito del NOIE. Esatto, sul sito del NOIE voi trovate tutti i programmi di Lombardia, cioè c'è un collegamento diretto, quindi lo potete vedere direttamente dal sito. E abbiamo l'app gratuita, vi piace questa parola? Gratuita, da sempre, che potete scaricare. E quindi poi sul sito del NOIE, e adesso mi è venuta un'idea meravigliosa, e Roberto Fontana, che è l'editore titolare da 40 anni di queste televisioni, perché ne abbiamo nonché marito, ci è anche lo sposo. Lo sposo, lui è lo sposo da 40 anni, è un amore. Metteremo prima e dopo l'evento in gratuità del sabato lo spot di Lombardia TV. Fantastico. Dove viene tutto spiegato come agganciarsi a Lombardia TV. Quindi voi lo vedrete sul sito anche del NOIE. Grande, grazie. Ma grazie a noi, grazie perché a noi. Siamo troppo belli. Grazie. Grazie a noi. Grazie Davide, allora, del lavoro meraviglioso che fai, di grande, grande qualità. Esatto, grazie. Esatto. Oh, ok, allora abbiamo, come abbiamo detto, 20 minuti, Barbara. Volevo dire, va benissimo, che le cose sono due: o vi portiamo il microfono, oppure se avete piacere di venire qui e quindi andare in TV, sappiate che però se venite qui andate in TV insieme a me. Quindi se non vi crea nessun problema, e io sono più contenta se venite qua, ve lo dico, sono più contenta. Perché? Vieni qua. Cioè, abbiamo già una responsabilità, no? La trasparenza. Ne abbiamo già una, guarda, abbiamo già una nostra amica. Però ti dico una cosa, non ti risponderò su quello che mi hai chiesto prima davanti alle telecamere. Okay. Ah, è quella, è la signora. Vieni qua, te lo dico io nell'orecchio. Te lo dico dopo. Te lo dico. Ma non te lo dico davanti a lui. C'è qualcun altro che ha da fare una domandina? Eccola la mia. Ve lo dico a tutti, basta che aspetta. Arrivo questa. Lì. Chi è stato la mano che? Perché non è piacevole. Hai fatto venire qua per niente, adesso fai una domanda. Non è piacevole quello che ho da dire. Allora, vuole che faccia una domanda anche se non ho niente da domandare. Ah, se non hai niente da domandare, che domanda fai? Allora, io però volevo fare una piccola premessa. 2 anni fa sono venuta a Rovolon. Sì. E ti avevo chiesto sul pagamento dell'IVA, eccetera, e da allora io ho deciso di non pagarla più, perché tu mi hai detto non pagarla. E io però prima mi sono presa tutte le informazioni e ho il coraggio, soprattutto d'azione col cuore, di fare questa cosa qui. Okay. E una cosa che mi è stata fondamentale capire è stato che quando loro ti fanno credere di chiederti soldi, che tu devi dare soldi, in realtà non ti stanno chiedendo soldi, ti stanno chiedendo un numero. Ti stanno dando, in realtà. Stanno, è assurdo, te li stanno dando. Ti stanno chiedendo un numero, tu presupponi che devi pagare. E lì mi sono forse data una svegliata e ho capito questa cosa di cui non dovevo avere più paura, perché io avevo paura. La paura comanda e non ricevo più neanche le cartelle, e visto che sono così gentili da mandarmi con l'avviso di giacenza anche chi sono, che me li chiedono, e perché la curiosità ci frega sempre, la paura e la curiosità di sapere chi, cosa, quando, quanto. No, è sempre paura. È sempre paura, quindi io non mi voglio più far gestire da questa paura. Domanda, hai utilizzato documentazione? Al momento no. Oh, allora io invece a questo punto, visto che ti ho detto il tempo non la pagare, il presupposto al mio non la pagare è prima glielo devi dire. Sì. Perché dovete sapere che nella legge, se c'è un titolo, per poter soppiantare quel titolo ce ne deve essere un altro. Attenzione, poi del titolo parleremo, il titolo di proprietà ne parleremo, ma ci deve essere un altro tipo, un'altra dichiarazione. E le nostre sono tutte dichiarazioni,
di assoluta verità. Perché ti dico questo? Perché la chat, non la chiamo chat, ma è concilio delle partite IVA, che è molto attivo, il concilio delle partite IVA a oggi, il sistema gli ha trovato il modo, cioè ci sono aziende che lavorano con l'estero, che è stato il sistema stesso che ha detto vabbè, siccome non sappiamo come trattarvi, ve la chiudiamo noi la partita da giro, e la chiudono loro, fanno loro, lo fanno con quello che si chiama codice IVA. Loro ci assegnano alle nostre pratiche, assegnano un codice IVA loro per l'estero. Lo fanno loro di default e quindi noi non paghiamo niente perché veniamo trattati da loro come qualcosa di diverso. È esattamente quello che siamo, ecco, qualcosa di diverso da loro. Quello che io chiedevo adesso era dove c'è, trovare la procedura. La procedura la trovi sul sito, sì, già tutta spiegata e anche... E anche adesso molto più semplice, perché prima abbiamo fatto consuetudine, ora abbiamo sistemato le cose in maniera che la consuetudine rimanga coerente con quello che abbiamo fatto, ma abbiamo eliminato tanta roba che non serve più. Sì, infatti, perché se io prima dovevo fare una notifica di cortesia e poi la fattura, oggi se ho una sentenza del popolo per quell'azienda lì non gli vado a fare una notifica di cortesia, vuol dire che ce l'ha già la notifica di cortesia, esatto. Gli mando direttamente la sentenza del popolo che magari ha fatto lei, perché lei si è trovata davanti a quell'azienda, lei ha fatto la sentenza insieme al popolo e adesso te puoi utilizzare la sentenza sua, che però è ratificata dal popolo e pubblica sul sito. Mi spiego come stiamo lavorando? Allora, prima che facevo, comunicavo, veniva la X azienda, unità governativa, che mi dice devi pagare questo, c'hai le tasse del 2010 che non hai pagato. Ok, cosa faccio io? Ti mando una notifica di cortesia dicendoti guarda che mi sa che non c'hai nulla a pretendere perché mi devi dimostrare che te esisti. Dal 2013 tu non sei nulla e annullato, non esisti più dall'azione OPPT. Quindi non sei più in grado di chiedermi proprio niente perché sei come se fossi fallito come azienda. Un'azienda in fallimento non può toccare manco il telefono, figurati se mi può venire a chiedere qualcosa. Ok? Quindi... ti comunicavo questo, se tu mi rispondi a questo, attivi un contratto, che a quel punto io ti ho comunicato nella notifica, se invece non mi rispondi è tutto nulla, è annullato, chiuso. Questo però poi nel tempo ha dato origine a affidavit, dichiarazione di assoluta verità, dove l'azienda ti continua a scrivere, a quel punto tu gli fai la fattura, tu gliela fai. La fattura le fanno i fattucchiere, sappiate, quindi quando arrivano le fatture a noi, sono tutte maledizioni, eh? Sia chiaro questo? Quindi io ti faccio la fattura, tu continui a rompere, allora a quel punto cosa faccio? Ti chiedo con una dichiarazione di assoluta verità, un affidavit, io ti do tutti i punti perché tu quella dichiarazione me la devi confutare, cioè mi devi dire non è vero, perché? Non è vero, perché? Non è vero, perché? Con le prove. Se tu non mi rispondi a quell'affidavit, quell'affidavit diventa sentenza di legge. Questo è come si risolvono le cose tra uomini nel commercio, ok? Ora, se tu non mi rispondi e stai zitto, bene, ma se tu non mi rispondi e continui a parlarmi, a quel punto parte la notifica ed evidenza di disonore. Cioè l'evidenza che tu stai proprio in disonore. Che cos'è? È una sentenza. In giudicato, già operativa, e una risoluzione ferma nel commercio, punto, il contratto tra me e te, non solo il contratto sociale, diceva prima Gianluca, ma anche il contratto proprio uno a uno è nullo, e a quel punto quella sentenza messa anche pubblica sul sito diventa a tutti per tutti. Se io ho un'altra volta un problema con la stessa entità, metti l'agenzia delle entrate, non è che gli rifà la notifica di cortesia, no, c'è una sentenza e quella gli mando, diventa lei, si avvale di qualcosa di già preesistente che è la tua sentenza e nello stesso tempo dà valore alla tua, perché la riconosce la ratifica, consuetudine, e dà valore alla sua azione perché si avvale anche della tua. Vedete il collegamento in questo senso? Mi sono spiegata? Ok, cioè, quindi è molto più semplice perché è tutto già scritto, ma ti devi mettere in contatto con la tua terra, perché? Perché Homo si avvale di Homo,
Quindi, siccome intorno a te ci sono già uomini e donne che hanno operato e che sanno come fare, guarda, ce ne hai almeno due, tre dietro, insomma, diversi ce l'hai, utilizza la conoscenza di quelli che hanno già operato per fare la tua procedura in maniera consuetudinaria. Ripeto, il problema per il sistema è che se io trovo di fronte gente che usa la stessa cosa, problema, perché usa la stessa cosa. Se io so a Canicattì o a Bergamo, se mi arriva un avviso di giacenza, è uguale per Bergamo e per Canicattì. Perché? Perché è la consuetudine, tu lo riconosci subito qualcosa di consuetudinario. Ecco perché la consuetudine è la vera base legale della legge. È la consuetudine che fa la legge. Mi spiego? Negli anni scorsi ci hanno messo una tassa di 50 euro sul conto corrente, io non so se ve lo ricordate. Hanno prelevato così da una mattina all'altra 50 euro sul conto corrente. Quando la gente se n'è accorta, è stata zitta. Quella ha dato il consenso a poterlo fare un'altra volta. Ma c'è stati momenti in cui hanno chiesto una tassa di 50 euro, quindi pagatela voi, e la gente ha detto no. E quella tassa è caduta subito. Ho spiegato la consuetudine? Okay. Abbiamo un'altra domanda. Prego. Si rilega a questo che stavi spiegando. Ok. È un po', diciamo, personale, ma credo, spero possa essere utile per tutti. Sì, sì. Allora, c'è l'INPS che qualche mese fa si è svegliata e mi ha chiesto la bellezza di 6.000 euro circa, perché io fino a 15 anni fa, 13, prima di iniziare a lavorare a tempo indeterminato, mi veniva data una piccolissima pensione di invalidità e mi è stata poi annullata sempre secondo le loro leggi, perché arrivando a un tot di stipendio annuale non mi spettava più. Ok, tutto bello. Dopo, bello per modo di dire, dopo 13 anni si sveglia l'INPS e dice che dal 2017 mi ha dato dei soldi che non mi spettavano e quindi io le devo restituire a loro quasi 6.000 euro. Come mi muovo? Allora, io finora non l'ho pagata, me ne sono fregata altamente. Allora, attenzione, è lo stesso discorso che facevo con lei. Allora, dove sei? Se sei dentro e sei persona fisica, quello che ti dicono, fai, punto. Se no, ti vengono addosso o altre modalità. Se sei fuori dal sistema, hai almeno la possibilità di dirgli no, perché sei tornata ad essere homo, come dicevamo prima, il contratto sociale. Allora, attenzione, prima di tutto fai la documentazione che ti permette di poter dire no e poi preparati a rispondere alle loro vessazioni con documentazione reale, vera, veritiera. Cosa succede quando la rigetti? Anche no, a chi la chiesti? A chi lo stai chiedendo? Dentro il sistema, a Banco Barbara o fuori il sistema, a Barbara dei Galletti Banco? Perché se li chiedi a Barbara dei Galletti Banco, mi devi 10 miliardi, un po' difficile che ti devo 6.000 euro. Bene, famo così, tieniteli da lì e dammi il resto. È chiaro? Magari. Ok. Allora, la documentazione è tutta sul sito, a disposizione, non c'è bisogno di registrazione, si entra, si scarica tutto quello che volete, ma per farvi aiutare nel cammino della comprensione, perché questi documenti prima di tutto sono animici, sono spirituali, quindi il primo passo è smettere di avere paura. Ecco perché c'è una prima PEC dove gli mandano qualcosa, poi c'è una seconda PEC dove gli mandano un po' di più e poi un po' di... Perché? Perché nel frattempo io mi deprogrammo e smetto di avere paura, perché la prima PEC, che è i documenti di Io Sono, quindi quattro documenti, che ogni documento c'ha un senso, ma è tutto spiegato, e dove io mando il military order o la declaration in order, il nome giusto è, gli sto dicendo fermati,
mettersi di fronte a Golia con una fionda e dirgli fermati, nella maggior parte dei casi è Golia te guarda e dice non me ne può fare niente. E invece guarda un po', Davide guarda Golia e dice non ti posso mancare, come te manco, cioè sei in ogni luogo della mia vita, capisci? Quindi già un altro atteggiamento, non è più scappare o nascondersi, ma è l'uomo si mostra, in piedi, diritto vuol dire diritto, non vuol dire a quattro zampe, fuori dalle acque del, allora vedete che non c'è niente di a caso, stiamo parlando di acque di diritto internazionale dovute all'uniforme commerciale, no, stiamo parlando anche delle acque dell'oblio, della dimenticanza di chi siamo. Quindi questa è con calma, mettiti in contatto con la terra. Di quale terra sei? Veneta? No. Lombarda. Allora, Lombarda, guarda, ci abbiamo qua, c'è anche una della terra lombarda, c'è la Franci, che tra l'altro non è manco l'ultima arrivata, e ti metti in contatto con la terra, magari troverai, dove le trovi? Le terre, c'è scritto proprio sul sito, le terre. Apri, c'è la cartina dell'Italia, clicchi sulla regione che ti riguarda, che per noi sono le terre, e tu troverai due o uno in, diciamo, nickname di Telegram, dove contatterai e dirai io sono di terra lombarda, vorrei entrare nella terra, e lì hai già il contatto con chi ti aiuta direttamente. Scusami. E questo è avvenuto in maniera spontanea. Scusami, perdonami. Spontaneamente, come in natura, come la natura crea. Scusa, aspettami, dai. Che è nata in Svizzera, cresciuta in Sicilia e 15 anni in Veneto, di che terra è? Allora, che è nata in Svizzera, della terra. Allora, attenzione, hai messo il punto su qualcosa. Allora, ma chi l'ha detto che la Svizzera si chiama Svizzera? No, l'hanno detto i governi. Allora, la Svizzera, la Francia, l'Italia, l'Inghilterra, la Spagna sono terra. Ora, quella si chiama terra svizzera. Perché? Perché in realtà non è iscritta alla SEC come terra svizzera, è iscritta come elvetica. Attenzione. Allora, come faccio io che vivo in Italia, che sono però nata in Svizzera? Semplice. Dove vivo? In Italia. Te lo comunico qui dove vivo. E poi, per comunicazione e aggiornamento dati, lo mando anche all'ambasciata svizzera. Semplice. Semplice. Bravissima, è per conoscenza all'ambasciata svizzera. Abbiamo un'altra domanda. Prego. Se prima parlavi di partite IVA, sì, no? Che hai un codice, bla bla bla. Fanno loro, noi non abbiamo nessun codice. Fai tutta la procedura, tu, esatto, come partita IVA. Affidavit, dichiarazione, sì, di verità prima, subito. Bene, così dà la possibilità di non riconoscere tutto quello che ti viene richiesto. Ma a questo punto io posso anche chiudere la partita IVA, dopo aver fatto quello. Assolutamente. E continuare, sì, la mia attività senza quel codice. Allora, tu domani mattina puoi mettere su la tua attività, quella che ti pare domattina. Qual è il problema che noi ci siamo trovati ad affrontare? È che ci sono i fornitori. Esatto. E quelli vogliono la partita. Specialmente c'è gente che lavora anche con l'estero. Sì. E come facciamo? Perciò l'intra e via dicendo. Esatto. Come facciamo? Ma anche solo per le fatture elettroniche, perché chi non fa servizi è obbligato ad avere la fattura elettronica. Bravissimo. Perciò io posso anche chiudere la partita IVA e sbattermi le balle. Perché dopo smetti di lavorare. Guarda, io ad esempio ho avuto sopralluogo dell'ASL nel mio negozio, non li ho fatti neanche entrare. Bravissimo. E sono rimasti fuori. Questo è fatto bene. Un'altra cosa, attenzione, dove c'è un uomo in piedi è terra ferma, eh? Esatto. Quindi attenzione, sì, perché quella che cos'è? Quella tua azienda, quella tua attività è la tua proiezione di te stessa. E guardate che Ether non ha usato proiezione e applicazione così, eh? La proiezione vuol dire che non è che è qualcosa che è derivato da me, so io che mi specchio, mi proietto fuori, ma sono sempre io. Infatti nei documenti c'è scritto, questa proiezione di io sono non è una emanazione di io sono, è io sono.
Sì, tutto ciò che creo sono esatto. Io. Esatto. Quindi sei tu, aspetta. Cosa abbiamo scoperto? Perché poi la bellezza cos'è? Che abbiamo sperimentato. Cioè ci siamo arrivati a capire le cose, eh? Che l'affidavit iniziale che noi inviamo come partita IVA al sistema, prima ti fai la tua proiezione e prendi tutto quello che è della tua azienda, anche partita IVA, eccetera, eccetera, e lo metti dentro la tua proiezione. Poi mandi il tuo affidavit, la dichiarazione di verità, dicendogli: io non sono più l'esattore dell'IVA. Perché in realtà le partite IVA sono esattori, fanno un lavoro per lo Stato e la pagano pure l'IVA. Sostituto di no. Ok? Sì. Quindi, fatto questo, tu hai la base giuridica, ecco la cosa importante, la base giuridica ce la dovete avere. Ecco perché è importante scrivere, perché con la carta, certificato di nascita, ci hanno schiavizzato. Quindi la scrittura, il fatto di inviarti cose scritte, scripta mane, ok? Quindi c'è una procedura, ma poi tu nella tua situazione deciderai per te come vorrai fare. Una volta che però hai messo la base, che gli hai detto: oh, guarda, io mo lo so, e non solo lo so, non mi cercare più. Sì, a quel punto io posso tenere, volendo, anche la partita IVA attiva, perché tanto non è più di tua proprietà, ma l'ho fatta diventare... Lo scrivi, glielo scrivi, sì. Eh beh, ovvio, perché altrimenti... Il REC, l'iscrizione alla Camera di Commercio, tutta quella roba lì, in questo momento io la utilizzo perché tu mi obblighi sotto costrizione, e è un reato, mi obblighi a utilizzarla per forza, se no non mi fai lavorare, se no non mi fai campare. E qui si parla di sopravvivenza, e quella si chiama legittima difesa nella legge naturale. Ok, chiaro. C'è qualcun altro? www.noie, con l'accento, c'è noieiosono.com. Poi dentro trovate le chat Telegram, trovate le terre, trovate i video, trovate i documenti, trovate il DUNS number della vostra azienda. Ho finito. Tutto quello che vi serve. C'è una domanda? No, tira su un'altra domanda, Maria. Eccola là. No, beh, c'è un'altra, eccola qua. Hai visto, Davide? Quando uno è dipendente, la faccenda cambia, perché comunque i soldi se li trattengono prima, certo, di darteli. Sì, sì, ma fai sempre la dichiarazione dei redditi poi? Sì. Oltre quello. Esatto. Ok. Perché su questa cosa mi rapporto con mio marito, che mi dice questa cosa qui. Quindi lui cerca una risposta a questa domanda. Come deve fare lui, che lavora per un'azienda e comunque paga le tasse, perché non ha alternativa? Io almeno decido se pagarle o no. Ok, allora nel momento in cui io sono dipendente, lo dice già la parola, dipendi da quello che loro decidono. Quindi tutto quello che riguarda la busta paga, le trattenute, eccetera, eccetera, dipendi da loro, perché te le levano a monte. Quindi c'è poco da discutere. Ma poi tu hai la scelta di pagare ancora con la dichiarazione dei redditi e pagare ancora tantissime cose. La bolletta, le accise, l'autostrada, le tasse sulla casa... Oh, dai, tranquilla, tranquilla, che ce ne sanno tantissime di tasse. È lì che tu puoi agire. E vi dico anche un'altra cosa: tutti i dipendenti pubblici, anche che sono autodeterminati, quando gli vanno a firmare la busta paga, gliela firmano da agente autorizzato pro se e pro per. Che vuol dire? Gli dicono, con la firma che va fatta in viola con l'impronta digitale, gli stanno già dicendo: attenzione, che stai parlando con qualcun altro. Fanno anche finta di niente, ma loro hanno nella loro documentazione delle firme strane. Dice: ma questo che serve? Questo serve a immettere il tuo codice energetico dentro il sistema, dicendogli: spegni. Guardate che noi lavoriamo a tutti i livelli, non è lavoriamo soltanto a livello di materia. Ogni documento è un codice, è il mio codice, infatti c'è il mio IEM sopra, oh, che non è un numero, è un codice universale, perché Ether è molto chiara, e ci arrivo, e poi
c'è la mia impronta digitale, che è la mia vera essenza. Io sono quello, è sangue, è vivo, è rossa. Rosso sangue, si dice, no? Un bel rosso vivo. Perché vivo? Perché il sangue è la prova che io sono viva. Ecco perché ci dicono, ah, questi firmano col sangue. No, non firmiamo col sangue, ma col rosso sì. Mi sono spiegata? Quindi cosa faccio? Immetto il mio codice, decido cosa pagare e cosa non pagare. E una delle domande che arrivano più spesso è, e se poi dopo non mi danno più lo stipendio perché io sono uomo vivo? E mi dicono, tu che pretendi? Io non te lo do più lo stipendio. Ah sì? Mi stai riconoscendo come uomo vivo? Ma veramente mi fai questo regalo? Perché se mi riconosci come uomo vivo vuol dire che sono tornato dalle acque e mi devi 10 miliardi, fai te. Non ci vengo proprio più a lavorare per te, ma semmai vado a operare per la comunanza. Allora con quei 10 miliardi ci faccio un'altra roba. Mi spiego? Sono 10 miliardi di valore, attenzione, valore, che non è la valuta. Valore e valuta sono due cose diverse. Ci hanno insegnato che il controvalore della valuta è l'oro. Beh, già ce l'hanno spiegato che non è così. Dagli anni 30 che non è così. Bretton Woods, 71, non è così. Ma allora che c'è dietro dietro la moneta, se non c'è più manco l'oro? No, ma è facile, eh? Chi ce l'ha messo l'oro dietro la moneta? L'uomo. Quindi chi c'è se levo l'oro? L'uomo. È la prova provata che il valore siamo noi e che i bond che girano al nostro nome, anzi al nostro cognome nome, sono la frode. Perché non me le dici queste cose a me? Attenzione, a me il bond non mi interessa, proprio per quello che dicevo prima. Perché se io vado a reclamare il bond alla nascita, io sto reclamando la schiavitù, sto dicendo schiavizzami. Sto dicendo che sono d'accordo con quella frode e non esiste. Allora io ti do le prove che quando entro in un tribunale si crea immediatamente un altro trust. Quel trust vede il giudice come amministratore, infatti fa un po' come gli pare, no? Ma è anche quello che paga in quel momento, perché è lì in funzione del disponente. Poi abbiamo il cancelliere che prende la funzione che ci avrei io, beneficiario, pro tempore, perché se arriva il beneficiario non è lui effettivamente, è la persona umana. E poi abbiamo il PM che è l'esecutore fallimentare, perché tutti i nostri bond sono già in fallimento, non c'è nessuno, e infatti li paga chi? La finzione giuridica, la persona fisica li paga, il codice fiscale li paga. Quindi quando io entro lì dentro potrei dire io sono la persona umana, il beneficiario. Allora vorrebbe dire però che io riconosco quello che sta succedendo come una cosa che deve succedere. E invece io non so, no, proprio non sono neanche quello. Te lo tieni, ti tieni la persona umana, ti tieni 2,5 milioni, ti tieni tutti i tuoi soldi e mi lasci passare. Perché io liberamente viaggio sul pianeta, sulla Terra. Questa è un po' la base di quello che stiamo facendo. L'affermazione del diritto è l'affermazione del diritto, non la richiesta di un altro privilegio più consapevole. Sono grazie, stata chiara? Un applauso perché Barbara se lo merita. Facciamo una pausa di pranzo e riprendiamo alle 15. Grazie. Ci vediamo dopo. Andiamo fuori nel gazebo che c'è anche il risotto, come sapete, ci sono le tartine e queste cose. Grazie Barbara, un bacione.